Ciao a tutti da diavolitecnofan.it. Finalmente Alexa con i suoi dispositivi è arrivata in Italia. Sono in vendita da diversi giorni, sono stati anche in sconto e se ve li siete fatti sfuggire, ragazzi, c'era il 40% di sconto su tutti i dispositivi ed era veramente un affare. Comunque, eccoli qua, io oggi vi parlo di due dispositivi davvero fantastici. Questo qua col display si chiama Echo Spot. E questo si chiama Echo Plus. Sono diciamo opposti uno all'altro perché comunque fanno entrambi la solita cosa, ovvero assistente vocale, quindi potete chiedergli quello che vi pare e vi controllano veramente in modo eccellente tutta la domotica che avete in casa. Ma questo in particolare Echo Spot ha un display, come vedete, display che vi mostrerà molte più informazioni che chiaramente questo che non ne ha. Ma la differenza qual è? È che Echo Plus ha innanzitutto uno speaker con una qualità davvero eccellente, ha un suono a 360 gradi e in più ha integrato un hub che utilizza un protocollo Zigbee che magari voi non sapete che cos'è, però ad esempio se avete le luci Philips, potete utilizzare le luci, tutte le luci della Philips Hue senza acquistare l'hub. L'hub serve appunto per gestire tutte queste luci e non servirà perché è integrato dentro questo Echo Plus. Mentre la versione Spot è la versione diciamo normale, non ha nessun tipo di hub, però gestisce tranquillamente anche in questo caso tutta la domotica. Vi faccio vedere anche velocemente, diciamo, come è fatto. Questo è un cilindretto con tessuto, si può scegliere di colore nero, io l'ho scelto bianco con lo speaker, diciamo, di colore grigio. Ah, nella parte in alto, vedete qui, abbiamo il tastino per silenziare il microfono. Ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 microfoni. Ragazzi, vi sente da qualsiasi parte della stanza e anche direzionale. Cosa vuol dire? Vuol dire che io questo lo tengo su questa scrivania, mentre ecco Spot lo tengo in cucina. Se io parlo rivolto, ecco Spot della cucina, capisce quello della cucina. Se parlo rivolto verso di qua, capisce di qua. Ragazzi, è veramente incredibile. E tra l'altro non bisogna neanche urlare, perché comunque se siete in un'altra stanza oppure c'è la musica, c'è il rumore, lui capisce ed è davvero eccellente. Molto meglio di Google Home, ad esempio. C'ho anche Google Home Mini che l'ho provato e lo trovate nella recensione, guardando parecchi video indietro. Poi abbiamo il tasto del volume, più e meno, semplicissimo, e in più abbiamo il pulsante per attivare il comando vocale, senza stare a dire Alexa. Si attivano tutti e due. Basterà premere questo tasto, vedete, si accende il LED, vuol dire che sta aspettando un comando. Mentre, per quanto riguarda, ecco, Spot, abbiamo un display circolare. Display circolare che è gestibile anche con il touch, perché è un touchscreen, quindi vedete, possiamo scorrere lungo il menu, è basato su Android fondamentalmente, e c'è la possibilità di utilizzarlo, o meglio, di impostarlo al meglio. Ha una telecamerina frontale che vi guarda 24 ore su 24, no, scherzo, è una telecamerina che serve per effettuare delle videochiamate tra dispositivi compatibili. Tra l'altro, per i più paranoici, è disattivabile la videocamera. Se andiamo nelle impostazioni potremo mettere disattiva videocamera e quindi sarà disattivata, magari se non volete e ci mettete un nastro come fa il nostro Mark Zuckerberg. Invece, per quanto riguarda l'ascolto, questo ha quattro microfoni e qua in alto abbiamo sempre due tasti per il volume e il tastino per silenziarlo. Ok, in questo caso se non lo premiamo vedete si accende di rosso. Cosa vuol dire? Vuol dire che il microfono è disattivato, quindi se noi diciamo il comando Alexa, questo non lo capisce, ma lo capisce quell'altro. Ha uno speaker integrato, chiaramente non ha la qualità di questo, però qual è la figata? È che supportano il multiroom, ovvero questi si possono associare e quindi li spargete per la casa e tutti suoneranno al solito volume, chiaramente tutto bello sincronizzato, che è veramente tanta, tanta roba. Ma cosa ci possiamo fare con questi? Vabbè, innanzitutto una cosa interessante è che dietro non c'ha l'alimentazione micro USB, c'ha un suo cavetto proprietario, quindi dovete utilizzare per forza il suo alimentatore. E in più qui abbiamo anche un'uscita,
un jack, diciamo, da collegarci magari anche un altro speaker, quindi potremo collegarci anche fisicamente un altro speaker che non è affatto male. Ma come funzionano? Beh, avete visto che praticamente basterà dire il comando Alexa e loro sono pronti poi a recepire qualsiasi cosa noi gli chiediamo e se sarà in grado di farlo vi risponderà. Il comando Alexa è modificabile, possiamo scegliere ad esempio Amazon. Chissà come mai, possiamo scegliere ad esempio computer, possiamo scegliere Purtroppo non anche so come hai fatto. Echo e diciamo non possiamo personalizzare nient'altro. Il tutto viene gestito con l'applicazione, applicazione che si chiama, in questo caso, io come si chiama? Non mi ricordo più. Si chiama Amazon Alexa, è disponibile su Play Store e su App Store gratuitamente, chiaramente, e vi permette veramente di personalizzare tantissime cose. Io, come vi ho detto, ho utilizzato fino a ieri, fino a pochi giorni fa, Google Home e devo dire che le principali differenze che ho trovato è che Google Home è più simpatico, ok? L'assistente è un pochino più simpatico, è molto più logorroico, quando noi diamo un comando lui comunque ti risponde e a volte è anche fastidioso, mentre Alexa dopo un po' ti dice: ascolta, se vuoi che lascio lì di commentare, dimmi ok e io ti risponderò con un beep. Ed è davvero molto comodo perché quando diamo un comando, ad esempio, di accendere una determinata luce, non è che ti dirà ho acceso la luce in bla 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 bla, ti farà beep. E questo, sinceramente, non è affatto male. Entrambi sono ottimi per la ricerca su web, cercare qualche cosa. Chiaramente, Google Assistant ha una marcetta in più. La differenza è anche che su questo potete cercare su Amazon un prodotto e addirittura acquistarlo vocalmente. Tra l'altro, c'è la possibilità di disattivare l'opzione dalle impostazioni, cosa che vi consiglio perché qualsiasi persona viene in casa e vi compra le cose su Amazon, poi ve le ritrovate il corriere al campanello. Ma la cosa che ho trovato molto più facile da utilizzare e più funzionale su Alexa sono le ricette. Voi direte: ma le ricette per far da mangiare? No, le ricette sono un insieme di cose che farà attraverso un comando. Ad esempio, adesso scusate, spengo il microfono, se no mi partono tutte le ricette e c'è da impazzire. Ad esempio, io ho impostato diverse ricette. Ad esempio, quando io entro in casa, oppure alla mattina dico Alexa, buongiorno, ok? Cosa fa? Accende la luce del salotto, mi fa partire il telegiornale, sì, ok? Dal video proprio parte il telegiornale e mi spegne la luce fuori nel terrazzo. Ad esempio, sono a vedere la televisione, dico Alexa, relax, spegne tutte le luci e mi accende, diciamo, nella zona del televisore le luci in modalità relax, quindi luci soft. Oppure Alexa, ho freddo, cosa fa? Accende i riscaldamenti. Queste sono tutte complicazioni, sì, complicazioni, sono tutte ricette, mi sbaglio con l'Apple Watch, ricette che possiamo creare, che sono disponibili anche su Google Home e su Assistant, però sono davvero molto molto più semplici su questi dispositivi e quindi su Alexa. Ma adesso vi faccio vedere proprio come si creano e come sono, diciamo, sviluppate queste ricette. Allora, questa è l'applicazione di Alexa. Se noi andiamo nel menu laterale, qua vediamo tutte le varie funzioni e si chiamano routine, ricette, si chiamano su Google Home. Cioè, ragazzi, c'è da diventare matti con questi assistenti. Comunque, ok, routine, ma ricette è la solita cosa. Vedete qua, ne ho create diverse. Ok? Ad esempio, Alexa, accendi le luci. Se io adesso vado a toccarla, in dettaglio vedete cosa succede, ok? Quindi quando dirò Alexa accendi le luci, accende la luce in sala da pranzo, in soggiorno e l'accende in cucina, ok? Se invece io dico Alexa spegni tutto, andrà a spegnere tutte le luci che ho accese. Se io dico ad esempio Alexa buonanotte, vedete cosa fa? Dirà una frase casuale da buonanotte, quindi ci augura anche la buonanotte. Accenderà la luce fuori nel terrazzo e andrà a spegnere tutte le luci che sono in casa. Chiaramente dovrete avere comunque alcuni dispositivi che supportano la domotica. La cosa interessante è che è davvero molto semplice impostarla perché appena voi fate partire, diciamo, l'applicazione, ve li ritroverà praticamente tutti. Se io vado nella mia casa, nei miei dispositivi, vado a vedere tutti i dispositivi, guardate qui quanti ce n'ho. Li vede praticamente tutti. Tra l'altro è anche possibile utilizzare, se avete una Fire TV,
la pennettina da collegare alla televisione, se la collegate alla porta HDMI, CEC o Aninet per altri, diciamo, televisori, voi potrete dire Alexa, accendi la televisione e vi accenderà anche la televisione e magari potrete vedere Netflix direttamente con i controlli vocali. Un'altra cosa molto interessante è che è possibile chiaramente dividere il tutto in stanze. Un'altra cosa molto interessante è che Echo Plus c'ha un termometro integrato, quindi basterà dire Alexa, quanti gradi ci sono in salotto? La temperatura di salotto è di 21,4 gradi. Ok, quindi lo potete utilizzare tranquillamente anche per sapere quanti gradi ci sono e poi niente, lo potete utilizzare per ascoltare musica e come vedete qua io ho creato il gruppo di altoparlante che serve per far partire un brano, diciamo, e riprodurlo su, diciamo, entrambi i dispositivi. Ora, adesso vi faccio vedere come funziona. Alexa, riproduci musica rock dappertutto. Riproduco in ordine casuale sul gruppo dappertutto soft rock da. E voilà, adesso stanno suonando in contemporanea e vi posso assicurare che l'audio è davvero fantastico. Alexa, alza il volume. Alexa, volume al 70%. Alexa, alza il volume al 70%. Alexa, stop. Avete sentito che nonostante ci sia comunque il volume alto, riesce tranquillamente a capire il nostro comando. E tra l'altro la figata è che se avete un dispositivo come nel caso che ho io, ad esempio Netgear con le telecamere Arlo, io gli posso dire Alexa, fammi vedere la telecamera esterna. Grazie Ok. alle apposite skills, che sono delle applicazioncine che andranno poi a integrarsi, ok, con il sistema, diciamo, di domotica, avrete la possibilità di visualizzare, come in questo caso vedete, la telecamera esterna. Questa è la telecamera che ho esternamente e me la fa vedere direttamente qua. Oppure, come vi ho detto, posso dirgli Alexa, buongiorno. E adesso praticamente parte la Ciao, routine. forse non tutti sanno che oggi è il mio compleanno. No, Nel film auguri! quindi si fa festa e per l'occasione ho Wow! ricevuto un fantastico dono da un cantante famoso in tutto il mondo, Chi è? Michael Bublé. Se Beh, vuoi sapere di cosa si tratta, chiedimi di aprire il mio regalo di compleanno. ma anche no. Ecco il tuo sommario quotidiano. In meteo, a Sarzana si prevede un allarme Ok, arancio per questo è temporale previsto, fino al diciamo, dalla mia 27 ricetta. novembre, mezzanotte e 59. Le previsioni attuali Dice le indicano 20 previsioni. gradi Celsius con cielo parzialmente soleggiato. Per oggi sono previsti temporali, con una massima di 19 gradi e una minima di 13 gradi, da Sky TG24. Adesso parte il telegiornale. Ragazzi, cioè, è una figata Dolore, pazzesca. rabbia, i funerali delle A 9 vittime di parte Casteldaccia, i quello che proprietari stiamo della villetta erano stati vedendo nel condannati 8 anni fa per telegiornale, ahimè. abusivismo edilizio. Ok, Alexa, Undici. stop. Questo l'ho messo in cucina perché, tanto per farlo digerire un attimino anche a mia moglie, ho detto che si può usare per cucinare. Ad esempio, Alexa, chiedi a Giallo Zafferano la ricetta del tiramisù. Ecco cosa ho trovato. Tiramisù al cardamomo, tiramisù vegan. Altrimenti posso suggerirti No, qualche altra ricetta vegano. alternativa. Cosa vuoi cucinare? Tiramisù. Tiramisù è una ricetta per 8 persone, di Del difficoltà display comunque bassa. vedete vi dà anche le Serviranno informazioni, 40 minuti per la quindi potete anche preparazione. leggere, e questa è Ora davvero la cosa posso comoda. mostrarti il video, leggerti la lista ingredienti. Oppure possiamo iniziare a cucinare. Cosa vuoi fare? Mostra il video. Ecco il video della ricetta. E voilà, partite a Amici di cucinare. Pizzetta, è un onore per me presentarvi la ricetta che parla Alexa, dell'amore vero, l'amore stop. incondizionato, quello che dura per sempre. Ciao, porta Giallo Zafferano sempre con te. Scarica l'app. Mia mamma.
anche Giallo Zafferano è una skill, ok? Che a volte non funziona. Alexa, stop. Ok, adesso è uscito. Dopo un po' di tempo poi ritorna alla home. Possiamo chiedergli veramente qualsiasi cosa. Io mi sono fatto una lista con le cose, diciamo, da chiedere, perché ce ne sono davvero tantissimo. È anche molto simpatica, ci canta le canzoncine, ci racconta le favole, ci può tradurre le cose, ci può, ad esempio, Alexa, canta una canzone. Giro, giro, tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. La possiamo utilizzare per aggiungere dei prodotti alla lista della spesa, lista della spesa che poi ci ritroveremo direttamente nell'applicazione. Possiamo aggiungere delle cose a una lista di cose da fare. Possiamo impostare un promemoria. Alexa, ricordami alle ore 15 che devo fare la recensione di Echo. Alexa, ricordami alle 15 che devo fare la recensione di Echo. Ok, te lo ricorderò alle 3. Perfetto. Oppure possiamo impostare un timer. Veramente le cose da fare sono davvero tantissime e ci vorrà magari un pochino di giorni per prenderci la mano e imparare, diciamo, ad utilizzarlo. Siamo arrivati al momento delle conclusioni. E dove si acquista? Beh, chiaramente su Amazon. Come ho detto, i giorni, diciamo, del lancio era in offerta, adesso i prezzi sono aumentati, o meglio sono originali, quindi dobbiamo sborsare 149 euro per acquistare un Echo Plus, 129 euro se vogliamo acquistare un Echo Spot, oppure c'è l'Echo classico, è un cilindretto basso, costa 59,99 euro, oppure abbiamo Amazon Echo di seconda generazione che costa 99 euro. In più c'è la possibilità di aggiungere un subwoofer, ok, a questo tipo di dispositivi, che lo potete mettere dove vi pare e vi darà veramente potenza a tutto andare per quanto riguarda le frequenze basse. Comunque anche questo, diciamo, senza subwoofer ha un suono davvero pazzesco, ragazzi, credetemi, dovete provarlo se potete, l'audio è davvero eccezionale. Se siete interessati, si acquistano cliccando sul mio link qua sotto. Io vi consiglio, comunque dipende di considerazione, se volete magari risparmiare aspettate tipo le offerte che fanno, no? Tipo Black Friday, oppure magari ogni tanto io penso che li rimetteranno in offerta, non so se li troverete scontati del 40%, però comunque magari anche se li scontassero del 20% per il Black Friday, allora io veramente ci farei un pensierino. Ma ci farei anche un pensierino se li trovate a prezzo pieno. Chiaramente dipende da cosa cercate e da cosa vi serve. Sappiate che se in casa non avete dispositivi, diciamo, per ascoltare la musica, questo è davvero eccezionale. E se volete iniziare, diciamo, a muovervi con la domotica, questo vi può dare davvero una grossa mano. Se invece avete già comunque domotica, ascoltate la musica con altri sistemi, diciamo, audio, questo è una figata, ragazzi. Io veramente lo adoro, perché niente, praticamente non dico che vi cambia la vita, però vi introdurrà delle abitudini che sono davvero molto molto comode, perché comunque scrivere una cosa vocalmente e visualizzarla direttamente sul display, così senza muovere le mani, è davvero una figata. Ma quante volte l'ho già detto? Tantissime. Ok, dai, vi saluto. Ciao da Diego.